Allora, Luca Martinat, l'organizzatore di questa serata danese, ci spieghi che cos'è? Allora, è un momento in cui la comunità danese incontra la città di Torino in un vero scambio culturale attraverso il cibo, il vino, il bere, la birra, e le due culture davvero fanno sinergia. E un momento di unione reale tra due popoli. L'occasione è la festa di San Martino, ci racconti che cos'è anche questa? La festa di San Martino è un momento, una festa che è sentita in Danimarca. Per tradizione si mangia l'oca, perché la leggenda narra che San Martino, non volendo essere ordinato vescovo, si nascose. Le oche lo fecero scoprire, trovare, e lui si vendicò ogni anno facendo loro la festa. E quindi viene preparata l'oca che è stata fornita dal console. Ok, una curiosità di questa serata è il manifesto, diciamo il volantino della serata, che ti do così lo fai vedere. Questo? E ci racconti come nasce questa idea e che cos'è? Allora, è una collaborazione con il mio caro amico Gianluca Cannizzo, che si occupa da tempo di etichette nel vino, nel mondo del vino naturale, e gli ho chiesto di interpretare la guardia danese, la guardia reale danese, e lui gli ha dato questa bellissima veste, e questo è un po' la nostra, il nostro piccolo manifesto di quest'anno.